Luca, siamo all'interno di quello che sarà la tua casa per le prossime settimane. Sì, benvenuti a bordo. E c'è un po' di caos, abbiamo appena finito i controlli di sicurezza, tutto passato, però sembra un'esplosione sta povera barca. E mancano 6 giorni alla, no, 5 giorni alla partenza e quindi adesso l'obiettivo è oggi chiudere e sistemare tutto quanto e in modo da potersi dedicare solo alla navigazione e alla meteo. Raccontaci un po' la storia di questa barca che è del 2001, giusto? È un Sì. prototipo che Zambelli, precedente armatore, credo, l'ultimo di aver fatto le mie cose con questo, 2013, aveva chiamato vintage, la parola è passata di moda. Quando l'hai avuta, che lavori hai fatto e perché? Sì, questa barca qua ha una storia tutta italiana, il progettista, l'architetto è italiano, è stata costruita nel cantiere vicino a Rimini da Bert Mauri. Ha fatto una transat con Alessandro Zamagna, il primo armatore della barca, e poi con Michele Zambelli. Quindi comunque ha già due transat al passivo e io l'ho ricevuta in dono, diciamo, dal suo ultimo armatore Lorenzo Gervaso, il quale si è appassionato al mio progetto, ha deciso di supportarmi in questo. E la barca è una barca del 2001, quando l'ho presa io era circa 3 anni fa. E aveva bisogno di un po' di cura, un po' di manutenzione dopo tanti anni, dopo due transat, tante miglia sotto lo scafo, aveva bisogno di un po' di refitting. Io, essendo per me comunque tutta un'esperienza completamente nuova, ho cercato di prediligere innanzitutto l'affidabilità. Quindi sono andato a verificare tutte le strutture, cercare di vedere dove fosse magari usurato e cercare di ripristinare le condizioni della barca. E ovviamente nel frattempo cerchi anche di ottimizzarla, alleggerirla. Ma diciamo che io ho puntato prima su tutto sull'affidabilità di questo progetto perché essendo una barca molto vecchia comunque non è in grado di lottare per il podio e non penso avesse senso forzare la mano, anche perché col budget che c'era all'inizio si poteva, insomma, cercare di portare a termine tutte le regate di qualifica e devo dire che mi sono anche tolto qualche soddisfazione, quindi sono davvero contento del mio, di come si è evoluta il progetto. Ok, siamo nel settembre 2019, dacci un po' la cronologia quando prendi la barca, quante settimane, mesi in cantiere, le prime regate, facci un po' la storia. La storia è iniziata tutto grazie a Michele che ha organizzato una regata a Rimini e quindi avevo una regata per soli mini sotto casa, non potevo non cogliere l'occasione e così ho fatto di tutto con un mio amico per noleggiare il Twister di Tiziano Rossetti e fare questa prima esperienza per me proprio al di fuori, diciamo, delle regate di deriva, ecco. E da lì ho conosciuto l'armatore di questa barca, di Archè, e Lorenzo, il quale a novembre mi ha contattato e mi ha detto: "Guarda, la mia barca è lì ferma al porto, se vuoi prendertene cura e fare un progetto transat, io sono solo che contento." Quindi a novembre è partito tutto, poi Novembre 2016, 2016, 3 anni fa, 3 anni fa esattamente. È partito tutto, io non sapevo neanche di cosa parlassimo perché alla fine avevo letto storie ma nulla di più e sono partito davvero con pochissima conoscenza ed esperienza di laminazione, di navigazione lunga, di gestione anche solo di una barca così in porto. E niente, da lì piano piano ho iniziato a rimboccarmi le maniche, ho iniziato subito facendo le regate la prima stagione. E quindi 2017 ho fatto le 3 regate del campione italiano per iniziare a macinare miglia e conoscere la barca. E poi l'inverno è stato un inverno difficile perché tutta la vernice dello scafo si stava sfogliando,
quindi hanno dovuto portare a zero la barca, portarla praticamente a Kevlar, perché è costruita in carbonio Kevlar, e ne ho approfittato per iniziare a controllare le strutture e insomma dopo l'ho riverniciata, l'ho ripristinata, per poi fare la seconda stagione regate. Ho fatto solo solitario, ho fatto una solitaria a Genova e la classica 2-2-2 mini solo, e poi era il primo anno della mini med, 500 miglia in solitario, partendo da Marsiglia, girando in un'isola in Corsica, insomma a fianco del Golfo del Leone, e da lì è partita la mia qualifica. Quindi le mie 1000 miglia in solitario, che io ne ho approfittato per riportare la mia barca a casa, quindi a Ravenna. Ho fatto la circumnavigazione dell'Italia, 12 giorni in mare. Credo sia stata veramente un'esperienza. Non avevo mai navigato così tanto a lungo, da solo soprattutto, e cavolo, è stata veramente un'esperienza intensa che rifarei di nuovo. Che stai per fare E che sto per fare, in sì. un altro contesto con altre barche intorno. Poi arriva, quando arriva lo sponsor che ti ha permesso di venire qui, se non sbaglio. Sì, esatto, infatti il mio progetto, insomma, quest'anno ho fatto di nuovo l'idea di fare delle regate, ma senza nessuno sponsor non sarei stato in grado di essere qui oggi, perché le risorse mi erano finite. E quindi, dai, è arrivata sta bella notizia. Tra l'altro ho fatto il colloquio col primo sponsor che è entrato, Mancaferri. E l'ho fatto che ero a Roma a fare il clinic organizzato dalla federazione, era una settimana di allenamenti, e io mi avevo dato appuntamento, mi ricordo ancora, il martedì mattina alle 9, quindi io mi sono svegliato alle 5 per poter andare da Roma a Bologna a fare il colloquio, e poi dopo il colloquio sono tornato giù a Roma di corsa per continuare a fare gli allenamenti con Giovanni Soldini, Pedote e tutto l'entourage organizzato dalla FIB. E niente, il colloquio è andato a bomba, io stracarico dal clinic, avevo un grande entusiasmo, quindi li ho contagiati. E da lì la cosa bella è che, insomma, è entrato uno sponsor, comunque un'azienda con un certo appeal a Bologna, un certo nome. E da lì, subito dopo, è stato fa facile, tra virgolette, trovare il secondo, cioè il Component, che è un'azienda che produce il core dei sandwich, delle barche, delle case, cioè di ogni tipo, insomma. Ok Luca, beh, ti auguriamo tutto il bene di scrivere l'ultimo capitolo di questa storia tra qui la Rochelle e le Canarie e poi il grande salto. Nel frattempo ci sentiremo. Buona prima tappa, grazie mille. Grazie mille, un saluto a tutti.